qualcosa. Come dei piccoli ranger, 38 bambini di Castiglione Fiorentino vivranno una 3 giorni all'insegna dell'avventura nel parco di Strasicura, normalmente dedicato alla sicurezza stradale. Ora, dopo il lockdown, torna a vivere grazie ad un progetto che vede protagonista la Fondazione Mona Lisa Onlus, il Comune della Valdichiana e l'Associazione GEA. La 3 giorni con GEA e con il Comune di Castiglione Fiorentino per ripartire a vedere vivo il parco di Strasicura. Io sono convinto che riusciremo a avere successo con questa iniziativa, perché il posto, il luogo e l'idea dell'ecologia dell'organizzazione CEA porta il successo di per sé. Ma lo spazio è stato affidato dalla Fondazione a un'associazione che sta portando avanti i suoi progetti, ovviamente rallentati da questo momento, da questo periodo. Resta il fatto che una struttura di questo tipo è un'eccezione, una cosa abbastanza rara da trovare, e per cui ci auspichiamo, ecco, che per il futuro possano nascere nuove iniziative in uno spazio che si addice a molti tipi di attività. I ragazzi si immergeranno nella natura all'insegna del rispetto dell'ambiente e alla scoperta della fauna locale. Noi lavoriamo prevalentemente in Africa, però ci sembrava giusto che i ragazzi imparassero anche quelli che sono i nostri, la nostra fauna. E allora oggi hanno imparato qualche impronta, adesso le cercheremo, perché noi abbiamo distribuito le impronte in tutto il territorio di Strasicura e adesso loro le dovranno trovare. Assomiglia a quello che potrebbe essere la tana di una volpe, perché le volpi stanno nelle tane, soprattutto i piccoli, li tengono nelle tane, li alimentano nelle tane, poi ci tornano finché non sono adulte e se ne vanno, ognuno poi per fatti suoi. La serata finale sarà dedicata all'astronomia. Ci sarà anche una lezione di astronomia dopo cena, e quindi il progetto si prolungherà fino alle ore 22 e verrà data la possibilità ai genitori di questi ragazzi di poter prendere parte alla piccola cena organizzata, proprio per far sì che i genitori vedano quello che è stato insegnato ai loro ragazzi. Il sindaco Mario Agnelli ha voluto essere presente, pensando al futuro di questo parco vocato all'educazione stradale, non ha resistito ad una prova speciale.